Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, video recensioni di prodotti di make-up. Sono per la maggiore. No, c'è un po' di tutto: matita occhi, matita labbra, matita sopracciglia, blush o fard che si dice una volta e mascara. Allora, partirei subito da questo matitone della Yves Rocher. Questo matitone si chiama 06 Blue. Givre, non lo so, è un matitone da 3,25 grammi, temperabile in azzurro, molto carino. Vi far vedere lo swatch. Questo è il colore, questa è la punta. Allora, questo tipo di matitone è utilizzabile sia all'interno della rima, io lo utilizzo anche nella parte sottostante, abbondando di mascara, altrimenti mi perdo l'occhio. Lo utilizzo anche come base ombretto per enfatizzare ombretti dello stesso colore, ma anche semplicemente per un trucco veloce. Quanto è stato? Un paio di settimane fa mi svegliai all'ultimo momento. Preso il matitone, ta 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 ta, l'ho sfumato leggermente i contorni con il dito e ci ho fatto una linea con una matita blu un pochino più scura per riuscire un po' a dare un po' di contrasto per l'occhio, altrimenti mi si perdeva l'occhio. Allora, come matita all'interno dell'occhio mi piace molto, resiste non tantissimo, però non sbava qui ai lati. Non la perdo dopo pochissimo, è morbida, non mi graffia l'interno dell'occhio. Come base ombretto per enfatizzare, come dicevo prima, ombretti dello stesso colore. Allora, per poco tempo dico sì, quindi per una serata, direi un post cena che finisce un po' più tardi, sì. Se però lo si vuole usare come base per l'intera giornata, quindi un trucco che dovrebbe durare dalle 18 alle 24 ore, no, perché tutto si aggrumula e va a finire nella pieghetta. E per questo non mi piace utilizzarlo come ombretto su tutta la palpebra. Cioè, quando mi è capitato, io sono tornata a casa dopo 3 ore, ma neanche 2 ore e mezza, io avevo tutta la palpebra segnata, tutto l'ombretto, il matitone era salito all'interno della piega, quindi sì come matita, sì come base, io sotto ci metterei anche una base ombretto, questa è della Pierre Richard. Dottor Pierre Richard, quindi con una base sotto, lei per enfatizzare l'ombretto e l'ombretto sola sopra fa un bell'effetto che dura tutta la serata. Come ombretto a solo, no, grazie. Poi matita contorno labbra della Yves Rocher in color Marron Prestige. È una matita da quanti grammi? 1,18 grammi, questa è la sua punta. È un marrone caldo, si vede? Sì. Allora, è un marrone caldo. Allora, come base per un rossetto che può essere un color nude, un marroncino, eccetera, mi piace molto perché crea una base omogenea. Chiedo scusa per la lavatrice, ma oggi c'ho da fare anche le lavatrici. Comunque, crea una base omogenea sulle labbra dove il rossetto si può aggrappare bene e rimanere lì stabile per tutto il tempo. Non sbava, non sborda, la matita veramente aiuta tantissimo a far reggere il rossetto molto di più. Anche utilizzata semplicemente come contorno delle labbra, crea una base inoltrepassabile anche per i lucidalabbra ed è perfetta. Il colore è un pochettino importante, quindi a volte si può fare quell'effetto anni 90 che ora sta tornando, quindi il contorno è leggermente più marcato rispetto al colore di labbra, tipo con il lucidalabbra come faceva un po' Victoria Adams a tempo Spice Girl, quindi questo sfumato più scuro, quindi
ad esempio questo tipo di gloss marroncino e lei dà un effetto anni 90 che in questo periodo, visto che stanno tornando tantissimo, eccellente. Mi piace anche semplicemente come matita su tutte le labbra, quindi come rossetto, perché ripeto è molto morbida, non lascia quell'effetto secco. L'unica pecca è che non resiste al cibo unto, ovviamente perché non è un no transfer, no trasferta, dov'hai? A trasferta. Ups. E cosa positiva per questo periodo Covid, che dobbiamo usare le mascherine, non la macchia, quindi non si trasferisce sulla mascherina e mi sta piacendo molto. Poi, prodotto per le guance è un Fard Blush della Cargo. Cargo è una marca che, se non erro, prima si trovava da Sephora. Ora Sephora non lo vende più, ma io l'ho trovata online. Questo è stato un regalo di qualche anno fa di una mia amica che avevo tenuto conservato. E ho iniziato a utilizzare ora. La colorazione è la colorazione tonga, questo bel rosa naturale. Non so se si vede, voglio farvi lo swatch. Aggiungo perché abbiamo le luci e si mangia un po' i colori. È questo rosa color carne caldo. Fa un bellissimo effetto sul mio colore di carnagione. Io sono un sottotono caldo tendente al neutro. E vabbè, oggi è poco visibile perché ho anche abbondato leggermente con la terra perché ho perso l'abbronzatura e visto che siamo ancora nel periodo estivo, non so quando verrò caricato questo video perché ho un casino. Comunque, questo tipo di colore sulla mia carnagione è perfetta. Il prodotto è sfumabile, non è difficile. Io di solito utilizzo questo tipo di pennello semplicissimo, morbido, con le setole sì compatte, ma non eccessivamente compatte. Prelevo il prodotto, anzi ora ne aggiungo anche un po', tolgo l'eccesso e lo vado a mettere. E mi lascia questo bellissimo effetto naturale che a me piace molto perché, come ripeto, con i miei colori non contrasta. Scusatemi, lascia un bell'effetto, è opaco ma non spento. Mi sta piacendo veramente tantissimo. Altro prodotto che voglio recensire è questa matita della EB Cosmetics, quindi Idea Bellezza per sopracciglia in colorazione marrone. Ormai sono arrivata ben oltre la metà perché è una matita che si consuma troppo rapidamente. È un marrone caldo, non eccessivamente caldo, che sta benissimo con le mie sopracciglia. Ha un tono di top all'interno che fa rendere le sopracciglia non troppo rossicce. E mi piace molto, resiste anche al caldo, si fissa bene. Il prodotto nel tappino ha anche lo scovolino, molto comodo, che ho anche rilavato, lavato e rilavato più volte e non ha perso la forma, quindi ottimo. Nulla, mi sta piacendo tantissimo, ce l'ho anche ora sulle, ora, no, ora, ora sulle sopracciglia e l'effetto è molto pieno. Io di solito riempio bene queste parti qua perché sono quelle dove ho perso un pochino di volume e leggermente le puntine e poi sfumo per dare comunque un effetto più naturale possibile. E io mi sento a posto, ho le sopracciglia che mi piacciono, non sono eccessivamente scure, non sono eccessivamente rossastre, è un colore che mi piace tantissimo. Dovrei anche andare a comprare un'altra matita perché l'unica pecca è che si consuma veramente in una maniera esagerata. Io quando ho iniziato a utilizzare le prime volte mi sono resa conto che se andava così a consumare rapidamente. Sono rimasta terrorizzata pensando che poi la matita iniziasse, aiuto, a sciogliere. Invece no, è morbida ma resiste tantissimo.
Ultimo prodotto per questa recensione è il mascara della Miss Broadway. Questo mascara si chiama 99 ciglia allungate, incurvate e definite. Contiene Lash Energiver e olio di argan, mascara extension e curly, quindi allungante e curly e piega, come si dice? Incurvante. Allora, sì, mascara allungante e incurvante, mascara effetto lunghezza estrema, ciglia allungate, incurvate e definite, cioè praticamente fa tutto ed è verissimo. Formula often, con olio d'argan ricco di antiossidanti e vitamina E, altamente nutriente e protettivo per le ciglia. Lash Energiver, un principio attivo che migliora l'attività cellulare dei follicoli, stimola la crescita delle ciglia e ne aumenta la lunghezza. Ed effettivamente è vero, io in questo periodo non sto utilizzando, anzi sto utilizzando pochissimo l'olio per ciglia, per farle allungare, perché la sera sono un po' distrutta e il caldo me lo scioglie troppo e me lo fa andare negli occhi. Sto parlando di questo prodotto dell'Allegro Natura che si chiama un butter di ciglia, un olio di ricino e mandorle, un mix. Ma il caldo lo fa sciogliere troppo e mi inizia a entrare nell'occhio e mi brucia, quindi per il momento l'ho sospeso, lo riprenderò subito, nel senso appena si abbassano le temperature, per il momento è da parte. E di contro questo mascara della Miss Broadway mi sta aiutando a tenere a far crescere comunque le ciglia, oltre che a truccarle bene. Continuiamo a leggere. Nuovo scovolino dalla forma conica e dalla punta affusolata, molto performante. Il risultato durante l'applicazione è un caricamento immediato. Ma perché traducono così male? Del prodotto sulle ciglia, subito pettinate, allungate e definite. Per un risultato ottimale applica il mascara facendo scorrere leggermente l'applicatore dalla base fino alle punte. Passa strati successivi prima che il mascara si asciughi. Vabbè. Si strucca facilmente anche semplicemente con l'acqua micellare. Io l'ho struccato con un olio, un gel detergente e si strucca. Come si chiama? Ce l'ho qua. Un latte al cocco che vi recensirò nelle prossime puntate e si strucca facilmente. Di norma cerco di inumidire prima le ciglia e poi utilizzare questi prodotti, ma non ce n'è bisogno, lo faccio per velocizzare il tempo di struccaggio e non andare scusate, non andare a stressare troppo le ciglia. L'ho struccato con delle semplici salviette ed è venuto via tutto. Mi sta piacendo veramente tanto. Allora, il mascara in questa semplice confezione, rosa e nero, e questo è lo scovolino. Mi piace molto, lo scovolino prende bene tutte le ciglia e con questo piccolino, la parte iniziale, riesco a lavorare bene sulle parti finali e iniziali. Lo passo tranquillamente sotto senza problemi. L'unica cosa, negli ultimi 2-3 giorni, ora non so se ho sbagliato io a metterlo o già si sta seccando, ma spero di no perché l'ho aperto da pochissimo, mi sono trovata dei puntini, quindi il mascara è iniziato a sgretolarsi prima del previsto e ieri mi è entrato anche nell'occhio, ho visto i mostri, quindi questa cosa devo riuscire a capire se è stato un mio errore di applicazione oppure già si inizia a seccare. Oggi per esempio mi sto guardando lo specchio che ho qua sotto, non ho puntini, il mascara è rimasto sulle ciglia che sono comunque belle morbide, non so se si nota, io le riesco a muovere, non sono fisse che se le tocchi si spezzano, sono veramente morbidissime. E diciamo, a parte questi 2 giorni, per il resto è stato un mascara perfetto, mi sta piacendo veramente tanto, allunga sì veramente, incurva sì veramente, tiene anche la piega dei piegaciglia, quindi vuol dire che il mascara non è troppo pesante da far crollare le ciglia. Le definisce, io le trovo molto definite, mi piacciono molto,
Sono un pochettino provate oggi, ma vabbè, veramente mi piacciono molto. Ok, video dei prodotti di make up recensiti per questo periodo finisce qua. Ti invito ovviamente a mettere un pollice in su se ti piacciono o se ti sono state utili le mie recensioni. Se non vuoi perdere i prossimi video, c'è il tastino dell'iscrizione qui nell'ultima schermata o giù nell'info box. Io ti mando un bacio e grazie per avermi aperta. Ciao ragazze, ciao ragazzi, in gamba!